Buongiorno e ben ritrovati ancora insieme, cari amici di Light Channel. Oggi, martedì 28 giugno, apriremo il Vangelo di Giovanni al capitolo 6 per leggervi il versetto 29 che dice: Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Poco prima, ai versetti 26 e 27, Gesù aveva detto a quelle persone che erano lì ad ascoltarlo: «Voi mi cercate non perché avete visto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati». Infatti, Gesù aveva appena offerto da mangiare a tutte quelle persone sedute sulla montagna. Si era servito della colazione di un ragazzino, 5 pani e 2 pesci, per moltiplicarli e nutrire le 5.000 famiglie presenti. Questo miracolo di Gesù ci mostra sicuramente fino a che punto Egli si preoccupa del nostro benessere fisico, ma nello stesso tempo, cari amici, ci fa riflettere su qualcosa di molto importante. Offrendo da mangiare a tutte quelle persone sedute sulla montagna, Gesù vuole distogliere i nostri pensieri da ciò che è materiale per fissarli su di Lui, l'unica fonte di vita per noi e l'unica nostra salvezza. Ora ritorniamo al nostro versetto di questa mattina, il versetto 29, dove Gesù ci dice in pratica: «Io sono qui perché crediate in colui che mi ha mandato». Allora, cari amici, chiediamoci: perché credo in Dio? Quali sono le ragioni più profonde della mia fede in Lui? Credo in Dio per ciò che mi dà, seppur necessario, o per la persona che è e perché Lui soltanto può darmi il pane della vita? Che Dio ci aiuti a sentire il bisogno di Lui sempre. Amen.